sono convinta che i ragazzi siano il nostro futuro. I ragazzi sono molto motivati a queste cose, si avvicinano forse con meno timore rispetto agli adulti e apprendono molto di più rispetto agli adulti, per cui io sono convinta che loro siano una buona garanzia per il nostro futuro. Poi, come è stato detto anche nel progetto, sono cose che in Europa fanno già da tanti anni e anche su bambini delle scuole elementari. Noi, come al solito, ci siamo mossi molto tardi, però stiamo cercando di dare anche il nostro contributo. 100 ragazzi, tutti delle classi quinte, che imparano le manovre salvavita da mettere in atto in caso di arresto cardiaco. Prosegue il progetto Scuole Sicure, promosso dalle organizzazioni di volontariato Pavia nel Cuore, Robbio nel Cuore e Una Famiglia per il Cuore, il cui scopo è installare un defibrillatore in ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. Oggi all'Istituto Professionale Cossa di Pavia è iniziata anche la fase di formazione per insegnanti, personale scolastico e alunni. Imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e conoscere il funzionamento del defibrillatore può essere fondamentale, infatti, in caso di arresto cardiaco. Al COSSA l'installazione del DAE, il defibrillatore semiautomatico esterno, è un primo passo. Presto, infatti, ne sarà dotata anche la succursale di Viale Montegrappa. Chiaramente dobbiamo ringraziare invece l'altro dono, perché in effetti noi abbiamo ricevuto due defibrillatori, uno per questa sede centrale e l'altro per l'Alberghiero. Riteniamo che sia uno strumento davvero indispensabile, che debba essere in tutte le strutture, soprattutto quelle pubbliche o quelle nelle scuole come la nostra, dove effettivamente la popolazione è un numero elevatissimo. Il progetto Scuole Sicure è il primo in Italia volto a promuovere in modo sistematico e organizzato la conoscenza della rianimazione cardiopolmonare in tutti gli istituti secondari di secondo grado di un'intera provincia, e per questo ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. L'iniziativa è già stata totalmente finanziata grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Unicredit.